devi fare questo discorso da capo per i temi di questo congresso sono stati sono legalità, onestà e antiproibizionismo. Legalità e onestà ci sono, antiproibizionismo un pochino meno. Perché? Perché il problema è che ci chiediamo e su cui ci interroghiamo tutti da molto tempo è dopo la stagione delle disobbedienze civili che non sono riuscite purtroppo a causa del regime italiano, non sono riuscite a innescare quel meccanismo di attivazione della giurisdizione suprema italiana che avrebbe dovuto, come posso dire, fare giustizia di norme che a mio avviso sono anche contrarie a Costituzione, ma visto che questo non ha funzionato, l'intera stagione non ha registrato riscontri su questo, non siamo, non è, nemmeno questo congresso è riuscito a maturare una vera idea su cosa si possa fare a livello nazionale e internazionale per portare avanti questa battaglia, considerando che paradossalmente le ragioni per portarla avanti sono più numerose oggi di allora, perché sono più le persone coinvolte e perché il fallimento del proibizionismo è ancora più manifesto, è sempre più manifesto, ma paradossalmente mentre questo processo si afferma c'è un problema, c'è il problema di cosa fare concretamente, perché certo non è nella tradizione di radicale lanciare una campagna e limitarsi a fare qualche bel convegno, cioè bisogna... Posso dire una cosa che magari... non è che magari c'è quel pensiero che dica, ma sai, i radicali hanno più condivisione se si occupano di certe cose, magari se iniziano a occuparsi di altre un po' più impopolari, giudicate impopolari dall'esterno del mondo radicale, tipo l'antiproibizionismo, rischiano di... No, scusa, sì, certo, raccolgo la provocazione, però ti dico pure che io... faccio per dire, ma faccio l'esempio di me perché è quello che conosco meglio, ma forse anche i miei colleghi ci potrebbero rispondere, direi, con altri esempi. Cioè io ho avuto il coraggio di andare a toccare il Sancta Sanctorum dei vari giornalisti televisivi che infatti mi hanno messo in croce a reti unificate senza possibilità di replica. Quindi è evidente che non è quello il problema. Cioè i radicali, anche quando non si occupano di antiproibizionismo, continuano a fare cose impopolari che fanno perdere pure voti, anche perché non hanno la possibilità di rivolgersi all'opinione pubblica. Non è questa la questione, posso assicurarlo. La questione è che chi intende rilanciare questa battaglia deve capire come farlo, perché noi possiamo anche fare una disobbedienza civile, però il problema è che se l'effetto unico che rimediamo è una denuncia a piede libero, dopo esserci fatti furore in questura, alla fine si innesca un procedimento giudiziario in cui però non si riesce ad affermare il diritto dei cittadini, tutto rimane fermo lì. Quindi è un fallimento anche della disobbedienza civile. Beh, il fallimento ahimè c'è stato della disobbedienza civile, questo non è che possiamo negarcelo, almeno nei suoi intenti con cui si era fatto, non si era fatto per, come dire, per così, per ribellismo, si era fatto con una finalità politica e dobbiamo riuscire a trovare gli strumenti per riprendere una stagione di battaglia concreta, politica, su un tema che è sempre più centrale, ma che in questo momento trova una qualche difficoltà a vedere quali strumenti si possono attivare. Per esempio, quando io ho fatto un intervento nella commissione legalizzazione, nella commissione legalizzazione si è parlato prevalentemente dell'aspetto scientifico della cannabis, comunque delle droghe, dell'aspetto sociale del proibizionismo. Mi verrebbe da dire con molta presunzione cose che noi radicali sappiamo già, sono state ripetute, okay? E mancava cosa fare, insomma, sa famia, come si dice da noi, adesso che abbiamo... Allora siamo perfettamente d'accordo. Allora, Maurizio, non mi ricordo il cognome di sto ragazzo, comunque sul sito di Radio Radicale c'è, fu il primo, in mezzo a una serie di interventi scientifici, di analisi scientifica sulle droghe, sul proibizionismo, così, fu il primo a dire, ma io ho un'idea, facciamo un flash mob, ci troviamo in piazza, ci accendiamo tutti
lo spinello come forma di rilancio per la battaglia antiproibizionista. Io non ho criticato l'idea, ho criticato il fatto che fumare lo spinello è una sanzione amministrativa, che prendere una multa di non so quanti euro, che sono tanti, e andare a casa senza nulla in tasca, anzi senza dei soldi perché te li sei fatti prendere, serve tornare a fare come nel 1997, mi sembra che sia stato, la distribuzione della sostanza. Ma secondo me va raggiunto un numero di disobbedienti tale per cui abbia un senso, se siamo io e altri quattro gatti a fare questa cosa, se siamo magari in un centinaio con persone di rilievo in mezzo e magari anche non solo radicali, perché questo conta. Ma guarda, siamo arrivati a un punto tale, io sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto, ma siamo arrivati a un punto tale per cui veramente dovrebbe esserci davvero un centinaio di persone, e soprattutto dovremmo, per avere almeno la certezza che la polizia intervenga, perché se no non intervengono nemmeno più, cioè questo è una... se lo facciamo noi non intervengono, perché sanno che noi cosa intendiamo fare, cioè, bisognerebbe riuscire, se l'omissione è adatta, esatto. Poi ma tutto già fatto, noi addirittura, guarda, quando i nostri compagni hanno fatto le ultime disobbedienze civili, non solo si avvisava la questura, no? Ma negli ultimi tempi si avvisava la questura e si diceva che ove mai non fossero intervenuti li si denunciava, per quindi si metteva già a mano. Non era più nessuno. Ma questo è perché è influenzato anche dalla questione legalità in Italia. Non c'è rispetto delle regole neanche quando c'è da arrestare i radicali. Se voi è un gravissimo strappo della legalità che fanno questi pubblici funzionari che non vengono nemmeno più a fare il verbale, ma che ti dimostra, fa parte del regime assolutamente italiano, che ha ucciso, cioè ha capito qual era lo scopo di una battaglia e la sua potenzialità, e l'ha distrutta, cioè l'ha annientata nel suo strumento che era stato individuato. Lavoriamo insieme e riflettiamo insieme per individuarlo nuovo. Può darsi che se riuscissimo davvero a mettere insieme un centinaio di persone in una piazza magari non grande, di una media città, con Bologna, nomi di rilievo, sì, con nomi di rilievo, e che comunque si riesca, perché bisogna fare così, bisogna riuscire prima a fare in modo che se ne parli un minimo, perché allora sono costretti a venire. Sì. Poi certo è il primo passo, perché poi c'è tutto il resto. Ma se non poi... vengono, dopo noi cosa possiamo dire? Ragazzi, la legalità è questa, fatelo anche voi. Hai capito? Abbiamo detto anche questo in passato. Non funziona, se lo fa il povero Cristo viene beccato. Quindi dovremmo paradossalmente travestirci da persone ignote e poi disvelarci all'ultimo. Insomma, è una roba che è difficile da gestire, veramente. Però si crea tutto lo scenario del tipo, la si prepara, ma anche se si riesce a prepararla bene, magari c'è il rischio che c'è un discorso, l'approvvigionamento della sostanza, che lì magari se si inizia a conclamare, ad annunciare prima che si fa sta cosa, poi magari qualcuno va a indagare dove l'ha andata a prendere, che cioè, arrivo io prima, ma magari non è mai stato un problema. Ah no, in Italia non è un problema, però vengono, ma non è un problema nemmeno per la polizia, questa è la cosa grave, cioè non è un problema per nessuno, ahimè. Una battuta sul sistema elettorale del comitato. Guarda, io sono stato l'anno scorso, io sono stato l'anno scorso un sostenitore pubblico e credo anche un po' determinante dell'emendamento di Parigi, anche se sapevo che c'erano dei problemi tecnici. Però Staderini, il segretario, aveva nominato una commissione di persone preparate che aveva messo a punto diverse soluzioni, ma in particolare una che riusciva a rispettare il dettato costituzionale, era semplice, perché si trattava di mettere 5 nomi in fila, e al tempo stesso ci garantiva che avrei il risultato, la massa di uno, esattamente la massa di uno. Purtroppo io ho cercato di dirlo al comitato, quella proposta è stata respinta perché l'ideatore dell'emendamento ha ritenuto di assumere una posizione più apparentemente più radicale, dura, no, basta con le liste, basta. Poi il risultato è che adesso ci sono 10.000 liste sotterranee
occulte che si stanno formando. Purtroppo io sono molto spiacente, ma quando le stesse persone mi hanno riproposto di fare una nuova battaglia su questo, ho detto no, mi dispiace, avevamo la soluzione a portata di mano, l'abbiamo gettata nella spazzatura. E però io rimango contento che le liste bloccate siano finite, perché si potrà dire quello che si vuole. Ma guardate, io ho sentito prima anche l'intervento di una nostra compagna famosa, di cui adesso non mi viene il nome. Ah, è molto famosa. Esattamente, no, è che sono io che ho la memoria un po' corta le volte, sui nomi soprattutto, è l'effetto dell'età, vuol dire ricoglionimento precoce, probabilmente, però insomma, questa nostra compagna, la sentivo alla radio, diceva, però questo sistema non favorisce i giovani. Ma guardate che prima, con le liste chiuse, altro che giovani, cioè, con le liste chiuse, se eri giovane venivi candidato, se andava bene, venivi candidato dal posto numero 60 al posto numero 55, quindi il sistema di prima era inaccettabile. Quello di adesso mi pare non accettabile lo stesso, prevedo che andrà male, temo, anche se mi auguro di no, vediamo che comitato viene fuori. Peccato, perché l'occasione secondo me c'era invece per fare una buona cosa. Grazie Marco. Grazie a voi. Marco, ti ho regalato...